Benvenuti amici di YouTube Italia, bentornati nel nuovo episodio di Harry Potter e il Principe Mezzo Sangue. Non chiedetemi il numero dell'episodio perché non lo so. Comunque, mentre il mio joystick sta impazzendo perché tutto quello che ha fatto finora lo sta facendo da solo. Ma vabbè, comunque, nello scorso episodio abbiamo fatto un sacco di cose. Abbiamo innanzitutto vinto la partita contro Sempreverde facendo finta di aver messo la Felix Felicis dentro il calice di Ron, mamma mia. Comunque poi abbiamo fatto ingelosire Hermione perché ha visto Ron che si baciava con la Wanda. Adesso dobbiamo andare alla festa di Natale con Lumacorno, che non si è nominata per tutto il gioco. Spunta così a caso la festa di Natale di Lumacorno. Almeno nel film c'era un po' di pathos, no? Soprattutto nel libro, in cui Harry andava ad invitare Luna nel bagno delle ragazze, dove c'era Mistilia malcontenta e Pix che li prendeva in giro. Ma questa è un'altra storia. Vabbè, comunque, allora questo oggi è il 5 settembre che sto registrando questo video e non so quando lo vedrete, penso tra un sacco di tempo, perché ne sto caricando uno ogni 3 giorni, mi pare, se non sbaglio. Può essere pure perché poi cambio idea, ne carico uno al giorno, uno ogni 2 giorni, oppure un video alla settimana. Comunque, allora dobbiamo andare praticamente alla rimessa delle barche ad incontrare Luna Lovegood. Peccato che non l'hanno messo né nel film né nel gioco la scena in cui Harry la invitava, perché era molto romantica come cosa. No, non è vero, però era troppo bello nel libro, perché Harry invitò Luna alla festa e subito dopo averla invitata si pentì di averlo fatto. Troppo bella quella scena. Comunque, ecco qua Lunatica Lovegood. Allora, aspettate, qui non c'è niente da fare. Qui c'è il trucchetto, aspettate, i calderoni, per là, perfetto, ecco qua. Ciao Luna, che romanticona che sei. Credi che dovrei indossare anche gli orecchini a rapanello? Non so se starebbero bene. No, stai... No, ci vuole la collana di... Sono felice che tu sia qui. Il professor Lumacorno mi ha chiesto di lanciare questi fuochi d'artificio per dare inizio alla festa, ma non so bene cosa dovrei fare. Dobbiamo solo lanciare incendio sulle... Sì, giustamente, il professor Lumacorno ti chiede di lanciare un incendio a questi fuochi d'artificio. Quando... Cioè, fuori il castello, praticamente. Non dal suo ufficio, no. Cioè, dal balcone del suo ufficio, no, da qua. Bello! Accendiamo gli altri. Allora, c'è questa colonna sonora che è molto bella, che mi ricorda quella del ballo del ceppo del calice di fuoco, del film, però, ovviamente. Che ballo del ceppo nel gioco... Il ballo del ceppo nel videogioco, ma dove? Guardate, io sono qua. State. Oppla, perfetto. Siamo già a 54. Oh, non ci facciamo più sfuggire. Allora, praticamente qua hanno messo questo incantesimo incendio che serve solamente ad una cosa. Se nell'ordine della Fenice aveva più scopi incendio, qui serve solamente a far esplodere queste scatole in questo livello e qualche scatola fuori in Hogwarts per... Stai zitta, Luna. Oh no. Ma stai zitta, per piacere. Suppongo, scommetto che Harry non vede l'ora che questa festa finisca. È quanto di più stupido ci possa essere. No, non è vero. Comunque meglio il ballo del ciclo, Peccato che qui non hanno fatto vedere Hermione che esce con McLagan. Troppo bello. Vabbè, comunque qualche giorno fa ho finito di leggere Il Principe Mezzo Sangue. Riconfermo che è uno dei miei libri preferiti, perché è veramente spettacolare, insieme a Calce di Fuoco. Ma questa volta mi è piaciuto anche moltissimo L'Ordine della Fenice, perché scrivere L'Ordine della Fenice deve essere stato un qualcosa di incredibile, essendo così denso di avvenimenti. Guarda caso, proprio adesso gli Auror sbloccano un'altra area del castello. Fatto il misfatto! Gli Auror hanno riaperto questa zona del castello. Forza, andiamo alla festa di Lumacorno. Ok. Porta Luna alla festa nell'ufficio di Lumacorno. Se non volessi farlo, se mi vergognassi di portarla. Ovviamente deve essere Luna che ci sta seguendo, quando in realtà... Allora io direi di prendere il percorso alternativo, perché non mi va di stare appresso a Luna Lovegood. Allora facciamo una cosa. Faccio il trasgressivo, dai. Ed entro da qua. Bello, è così. Ora sei pronto per andare. Certo che sono pronto, però Luna se n'è andata dall'altra parte. Noi invece, che siamo intelligenti, prendiamo la scorciatoia dietro il ritratto. Liberate i libri. Studia e non avrai problemi, ragazzo mio. Ecco qua, questa frase è molto utile, diciamo, perché essenzialmente tra poco ricomincia la scuola e tutti quanti ci dicono: studia e non avrai problemi, ragazzo mio.
essenzialmente la scuola ricomincia tra una settimana, dovrebbe essere il 12 settembre, penso, oppure il 14, non mi ricordo. Ecco, vedete, stavo dicendo, la scuola ricomincia da poco, perché sto registrando questo video molto prima. Addirittura pensate che il video che avete visto uscire tipo il 20 settembre sono stati registrati dopo il 20 agosto, se non sbaglio, non mi ricordo quando era. I primi 8 video o i primi 9 video, non mi ricordo. Questa zona del castello l'ho visitata. Dai, questo lo dice anche nel film. Sono sonnambula, sai? Per questo indosso le scarpe a letto. Eh già. Fantastico personaggio quello di Luna, vero? Cioè, non è il mio personaggio preferito, neanche il mio personaggio femminile preferito, però dai, ci sta come personaggio. Ora aspettate, solo l'unica cosa è che l'hanno messa nel principio mezzo sangue. Ora sei pronto per andare alla festa. Dando il ruolo di Tonks a Luna, praticamente, perché non doveva essere. Aspettate, allora comunque vi consiglio di una cosa: seguirmi sulla pagina Facebook, perché sulla mia pagina di Facebook vi tengo aggiornati su tante cose, posto tante immagini, tanti progetti futuri. Alcune volte faccio dei post in cui scrivo fatti miei che non interessano a nessuno, quindi andate a darci un'occhiata. Aspettate, ok, spieghiamoci però, altrimenti arriviamo in ritardo. Ovviamente alla festa di Luna Corna cosa facciamo ad una festa? Cosa si fa ad una festa? Si balla, giustamente, quindi andiamo a ballare. Mi aspetto di ballare? Harry, ragazzo mio, vieni, ci sono tante persone che vorrei presentarti. Professor Luna Corna, qui non c'è nessuno. Ma certo che no. Ottimo osservatore. Non siamo ancora pronti, nemmeno un po'. Che dialoghi stupidi. Per questo avrei bisogno di un po' di aiuto. Sono certo che tu e la signorina Lovegood, yes, mi aiuterete a sistemare tutto. Of course. Volevo preparare un po' di punch per i miei ospiti, ma non ne ho avuto il tempo. Potresti pensarci tu, per favore? Allora, vedete ancora le pozioni, ma io vorrei sottolineare una cosa. Luna Corna ci ha detto che vorrebbe che noi preparassimo un po' di punch per i suoi ospiti, perché lui non ha avuto il tempo. Ma se non ha avuto il tempo è un'azione passata, no? Io il tempo non l'ho avuto, adesso ce l'ha il tempo, quindi, no? Quindi adesso ce l'hai, ma ovviamente sfruttiamo il ragazzo sopravvissuto, sfruttiamo il prescelto, neanche sotto pagamento, tra l'altro. Vorrei sottolinearlo. Ma vabbè, ora c'è questa nuova azione che è quella di mescolare. Ottima cosa questa. L'unica cosa è che verrà ripetuto sempre a mescolare, staremo per rotto la discata. Tun tun tun. Ok, adesso dobbiamo imparare questa. Praticamente questa qua è la prima pozione. No, la seconda pozione che mi ha dato problemi. La prima volta che ci ho giocato, perché Harry, per favore, lascia un po' d'aria nella stanza. Già tanto che ti sto preparando il punch, quindi senza. Ancora, no, questa la perdo. Hai attenzione, Harry. Ragazzi, ma io non sono un ragazzo tuo, io sono un ragazzo di Ginny Weasley. Aspettate, Luna Corna è pure gay, mi chiedo di mettermi con lui. Ragazzo mio, non sono il tuo ragazzo, ma dove è ragazzo tuo? Ecco la fragola, vai. No, vedete, è problematica questa posizione. La brocca di qua, che razza di testa ha questa brocca? Allora, la posizione che mi dava problemi, praticamente questo contenitore verde. Non riuscivo a far uscire le bolle, lo so, scusate il gioco di parole, scusate la rima, ma non riuscivo a far uscire le bollicine da quel coso. Ora abbiamo finito, che bello. Spilla dell'ultimo respiro, effettivamente è l'ultimo respiro, perché un autentico nettare, un sorso di sole e felicità. Sapevo che eri la persona giusta per questo incarico, ragazzo. Ancora con questo ragazzo mio. Gli ospiti sono qui. Allora. Volevo vedere il vampiro. Devo solo riferirti un messaggio. Il professor Silente mi ha chiesto di portarti i suoi saluti. Al momento è in viaggio e non tornerà prima dell'inizio del trimestre. In viaggio? E dove? Toglimi di dosso quelle manacce, ma Ehi, Gazza. Signor Gazza, andiamo. Che succede? Voglio vedere Gazza. Ok, non dovrei essere qui, va bene. Dov'è Gazza? Lo scorterò io. Volevo vedere Gazza. No, dai, Gazza, ti prego. Non è giusto, Gazza. Perché ti hanno tagliato? Lo nominate, ma non lo mettete. Ah, no. Qui c'è la peggiore missione stealth del mondo. Qui parlerò poco perché dovete sentire i dialoghi in sottofondo. Sono importanti quelli. Ma prima voglio far notare una cosa. Che cosa è possibile entrare nell'ufficio di Luna Corna perché la porta è ancora aperta. Però ovviamente diventa tutto rosso perché chiuso. Non è chiuso, è un bug questo, penso. Li ho persi, lo so, l'ho fatto apposta. Non glielo che fare.
Non ha, vi dico una cosa, non ha lanciato il depulso per i ministemi, perché altrimenti vanno in testa a Malfoy e Piton e ci scoprono. Che cosa ci facevi là? Non sono tenuto a dirle niente. Ecco. Si scoprono tante cose da questo inseguimento. Allora, sono molto meglio, fidatevi, guardate. Le missioni in cui devi sfuggire ai prefetti nella... Non mi spinga in questo... Nei 3. Sto cercando PS2. Di aiutarti. Sta cercando di aiutarmi. Non mi spingere in questo modo. Sto cercando di aiutarti a fare cosa? A spingerti. Ma cosa? Aspettate. Vuole solo rubare la mia gloria. Abbassa la voce. Infatti, sennò c'è qualcuno. Mai sospettare che ci sia qualcuno che ti sta seguendo, vero? Forse ho stregato quella che... E forse no. A lei cosa importa? Ho giurato di proteggerti. Ho stretto il voto infrangibile. Non ho bisogno di protezione. Sono stato scelto. Questo è il mio momento. È vero. Vabbè, abbastanza pensa da vita questa scena dopo tutto. Accidenti! Non credi che Piton stesse fingendo? No, ha persino detto di aver fatto un giuramento infrangibile. Il voto infrangibile? Già, cosa succede se infrangi il voto infrangibile? Muori. Capitano ovvio. Allora, ragazzi, la prossima parte la faremo. Cioè, la prossima missione la faremo nel prossimo episodio, quello di Natale alla Tana. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Commentate, scrivetevi, mettete like. Noi ci vediamo al prossimo video e addio.